Buongiorno ragazzi, sono le 10, sto andando a fare la spesa. Sono già stata fuori, ma sono tornata per prendere alcune cose a casa e sto andando, ma il freddo che c'è è veramente indescrivibile. Ho dovuto andare a mettere la maglietta a maniche lunghe e le scarpe da ginnastica perché mi scongelavano i piedi con l'infradito. Adesso vado al comune qui e dopo vado a fare la spesa. A dopo. Allora, sono tornata a casa. Sto facendo la pasta a forno e vado a controllare un attimo giù perché deve piovere. Che deve venire a piovere, sinceramente. Ok, non c'è niente perché sto aspettando delle cose. Ho fatto degli ordini su AliExpress che sono derivante due cose per... No, quattro. Allora, ho prenotato il centro della tovaglie che dovrebbero arrivare, poi ho prenotato la mia giacchetta, questa qui per sopra il vestito da sposa, il bolero. E poi ho prenotato la fotocamera nuova, una nuova new entry, più mi devono arrivare due pacchi, cioè una della Degusta Box e una... Ah no, tre, scusate, tre pacchi. Una Degusta Box, una vicofood.com, se non mi ricordo male. Comunque poi ve ne parlerò quando arriva. È un altro pacco dalla Sicilia da mio papà e dalla sua compagna. Mamma. Quindi sto aspettando tre pacchi più il vestito per mio marito, il vestito, il bolero e la macchina fotografica. Sono sei pacchi che sto aspettando nell'arco, devono arrivare nell'arco di tutta questa 2 settimane più tre di... Faccio due settimane di agosto più 2 settimane di settembre, devono per forza arrivare, speriamo. Comunque, anelli prenotati, anelli super prenotati, ce l'abbiamo fatta e il resto è tutto a posto, quindi stiamo aspettando solo queste ultime cose. Sto facendo la pasta a forno, quindi stasera andiamo di pasta a forno e mi si è rotto il treppiedi della MediaMark. Adesso vediamo se riesco a sistemarla, se no metterò un po' di colla a caldo e la incollerò di nuovo, perché non so se si è letteralmente spezzato oppure non lo so. Comunque, vediamo quando arriverà la fotocamera se mi vedrete bene oppure sarà meglio girare ancora con il telefono, perché non è costata molto, è costata 35 euro mi sembra, però c'è scritto vlog, sì, si è scollata praticamente. Ok, vlog per YouTube, sono questi qua principianti, ecco. Non ho preso una fotocamera, questa l'ho presa principiante perché voglio prima provare bene benino come usarla. Comunque poi ve la farò vedere quando arriva, perché anche se arriva dopo settembre non mi interessa. Ecco, questa è una cosa. Invece le altre cose spero che arrivino in tempo per metà settembre. Quindi chiudo, vado a fare la pasta a forno, ci vediamo dopo. Anche voi, i vostri figli vi fanno impazzire, Madonna. Non ascolta per niente. Ragazzi, voglio farvi vedere la situazione qui in Germania. Cioè, siamo il 17 agosto e noi siamo messi così. Pioggia, pioggia e con esattamente 16 gradi. Cioè, io ho il pigiama con la manica lunga. Pigiamone, manica lunga,
il 17 di agosto e ci credo che mi diranno della nonna, della sessantenne. 16 gradi, ragazzi, da paura. Cioè, io ho lavorato settimana scorsa da lunedì al venerdì con bensì 35 gradi perché si moriva veramente di caldo. Questa settimana io ho la settimana di libertà, perché facciamo una settimana lavoriamo, una settimana no. Ragazzi, sta piovendo tutti i giorni. Siamo già martedì e ha già piovuto ben lunedì e martedì. Cioè, da rendere. Sono già le 8, se vedete buio, perché il piccolino si è addormentato. È lì, cioè non lo vedete, ma è lì. E io sinceramente aspetto, vediamo, mi metto qua la luce. Aspetto le 22:30 che c'è la live di Paolo Channel e nel frattempo mi faccio le musiche. Piove, 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 ma fa freddo. Oggi sono uscita, sono dovuta rientrare, vi ho detto, nella clip per mettermi la maglietta a manica lunga e le scarpe da tennis perché avevo freddo ai piedi con l'infradito. Non so che pensare. Comunque, vi stavo spiegando comunque oggi che ho fatto dei mega acquisti su internet. Su AliExpress, spero che mi vadano bene. Ho prenotato sia vestito che il giacchino, questo qui per sempre per il mio vestito. E boiler, comunque si chiama una cosa del genere. E in più ho prenotato una fotocamera, questa per iniziare, non ho speso granché. Per iniziare così i vlog, per fare riposare un po' il telefono, perché io giro con il telefono e sinceramente vedo che sta andando a rilento, così tolgo tutte le cose dal telefono e lo uso solo per editare, mi carico, eccetera. Poi niente, il computer mi ha abbandonato, quindi devo acquistare il computer nuovo. E così ho la bellezza di 6 pacchi che mi devono arrivare perché ho anche un pacco da Vico Food, comunque non mi ricordo mai il nome, l'ho visto su Instagram, ci sono tante cose italiane, di alimenti. Ovviamente, e lì poi comunque vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso 8 cose. In più deve arrivare il pacco della Degusta Box, quindi, e in più il pacco da mio papà. Sono 6 pacchi che devono arrivare in giro di 2 settimane. Spero tanto che mi arrivino tutti e due, e tutti e sei, scusate, tutti e sei, e che non vadano oltre settembre. Comunque, io sacco, vi saluto, vi mando un grosso bacione, noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando sempre like e vi raccomando ragazzi, sempre positivi nella vita e niente, ci vediamo al prossimo video, vi saluto così con la pioggia, col maglione, col pigiama, con tutto.